e a tutti ciurma e benvenuti a Giochirino in questo nuovissimo episodio su The Evil Within. Prima di cominciare ragazzi vi ricordo come sempre che potete avere il 5% di sconto sull'acquisto di videogiochi utilizzando il mio codice sconto sul sito digital24.it. Trovate tutte le info in descrizione, come ci trovate anche tutti i link dei miei social. Mi raccomando andatemi a seguire anche su Instagram. Perfetto ragazzi, la volta scorsa eravamo arrivati esattamente qua, dopo aver parlato con il dottore che per qualche strano motivo aveva sanguinato dal naso. A me sta cosa sinceramente mi ha puzzato un po' de merda. E insomma abbiamo scoperto che il doc faceva degli esperimenti strani sulle persone insieme a Rubik. Ah, quell'essere tutto Per cui vabbè, non perdiamo più tempo, andiamo a leggere il nostro diarietto, che l'altra volta l'avevo lasciato così. Diario di Sebastian Castellanos, perfetto, 16 giugno 2009. Stamattina abbiamo portato Lily al suo primo giorno di asilo nido. È una bambina coraggiosa e starà bene. Gli ultimi 3 anni di Mayra sono stati faticosi, che Dio la benedica. Crescere una bambina è un lavoro a tempo pieno, ora potrà godersi un po' di meritato riposo. Con riposo intendo dire che tornerà al dipartimento persone scomparse. Sembra che le sparizioni siano aumentate. Se non risolviamo la cosa in fretta non rimarrà più nessuno a investigare. Spariranno proprio tutti! Oh, che simpaticone. Ho esagerato ovviamente, ma sta succedendo qualcosa a Crimson City che deve essere fermato, e ci penserà Mayra. È molto brava nel suo lavoro e non vede l'ora di tornare a farlo. Finalmente scarichiamo la malmocchia alla Gironino, yuppie. Va bene ragazzi, adesso vediamo un pochino dove possiamo andare per proseguire. Intanto io ridarei un'occhiatina ai nostri colpi. Ne abbiamo veramente pochi per pistola, qualcuno per fucile a pompa per fortuna e giusto 4 per fucile di precisione. La balestra come sta messa? Ok, qualche dardino insomma ce l'abbiamo, non ci possiamo lamentare. Per cui terrei questo esplosivo perché non si sa mai, va bene. Ora che abbiamo qua? Qualcosa? Ok, la bottiglia non so perché l'ho presa, avrei potuto pure evitare, tanto non è che ci serve, quindi la spacco così come se non avessi pietà assolutamente di niente. Pensavo di poter spaccare le scatole, invece proprio no. Va bene, allora con questo possiamo interagire. No, no, va bene, allora andiamo di qua. In questo lungo corridoio alla fine del quale c'è la luce. Oh, porca merda, che cacchio è questo? Ok, cioè la volta scorsa ero un passo dal completare il capitolo 8. Ovviamente l'ho lasciato per questo video. Vabbè, sti cazzi ragazzi, poi non importa. Adesso salverò ovviamente la partita e subito dopo andremo ad iniziare il capitolo successivo. Cioè sarebbe a dire il capitolo 9, che si chiama Intenzioni molto crudeli. Guarda un po'. Se sei a corto di energia premi ripetutamente A per recuperarla più in fretta. Vedi, non lo sapevo questo. Rubik, che cosa ci hai fatto? Signore, signore! Che diavolo significa tutto questo? Signore! Signore! Sì, lei, proprio lei, mi dà una spiegazione, che diavolo sta succedendo qui? Castellanos. Detective Castellanos. Quelli erano i ricordi di qualcun altro. Erano pure abbastanza orribili. Eccoci qua tornati. Tizia Joy, stai parlando con me, lo so, è mio, è si così. Si lamentava nel sonno. Sì. Ha avuto un incubo? È anche brutto. Se va. Cos'era quel sospiro? Ti sono mancato. Lo so, cara tizia, no, Joy. No, non di là, no. Ma stai parlando con me? What the fuck? Ehi, ma chi c'è qua? C'è qualcuno?
La prego, non disturbi gli altri ospiti. Scusa, Ho riso all'inizio, ragazzi, perché mi ha fatto ridere. Sembrava così il verso. Va bene, lascerò in pace gli altri ospiti. Non è che ci tengo tanto a disturbarli. Un bel aspetto. Sì, me lo dici sempre. Io avevo trovato un'altra chiave. Scusa, zio Joe, posso nel tuo ufficio. Scusa tanto se mi intrufolo, però devo vedere che cosa posso prendere. Allora, se siamo fortunati, prenderemo qualcosa di utile questa volta. Apro questa. Dimmi che è qualcosa di utile. Proiettili, perfetto. Per una buona volta, ragazzi, ho preso qualcosa di veramente utile. E poi voglio andare a vedere quanto mocciolo c'ho. Fatto sta che quel mostro orripilante, ragazzi, che abbiamo visto alla fine del capitolo 7, veramente mi ha fatto raggelare il sangue. Perché a parte che era gigantesco, quindi già questo ti fa sentire proprio totalmente inerme. E poi era anche orrendo. 12.500, bene. Lo so, ragazzi, che potrei aumentare la barra vitale, però, cioè, sono 10.000, poi veramente non mi rimane nulla per le armi. Io direi di aumentare la capacità del caricatore della pistola, perché comunque è abbastanza importante avere più colpi a disposizione prima di dover ricaricare. Dopodiché aumentare il danno del fucile a pompa, ok. E niente, ragazzi, niente, direi di tenerci questi altri 7.000 punti mocciolo per futuri potenziamenti. Per cui, cara zia Joy, direi faccio un salto da te per salvare la partita, ovviamente. Ecco fatto. E dopodiché me ne vado. Me ne vado, va bene. Aspetta, dov'è adesso il posto per uscire? Oh. I ricordi sono sempre fumosi. A volte è facile che i ricordi vengano manipolati dagli altri. Per questo vanno custoditi. Certo. Sì, guarda, assolutamente d'accordo. Ah, mizzica, sei passata da un posto all'altro così, senza volere. Perché? Basta, mi prego. Aspettavo. Bene, a parte che quello zoomone mentre uscivano gli scarafaggi già mi aveva spaventato tanto, non poco. Tizia, già mi può spiegare che diavolo è successo? Che succede? Hai visto un fantasma? Sì, direi di sì, tu fai finta di niente, ma sotto sotto stai immischiata a tutta sta merda di storia. Va bene, ho capito, me ne vado. Vado via? Sempre se posso andare via. A sto punto mi viene il dubbio. Oddio, ragazzi, non mi sta più a piacere tutto questo, Non mi sta più piacendo per niente. Perché non so che diavolo sta succedendo. Non sono più padrone della mia vita. Non di là, Non so più cosa è reale e cosa non lo è. Gioco così magicamente siamo passati dall'infermeria della nostra cara tizia Gioia in mezzo al bosco. Va bene, diciamo di sì, Io intanto qua spacco tutto, prendo il mio moccio. Questa posso spaccarla, certo che posso, ma non c'è assolutamente niente dentro. Vado di qua ad esplorare ancora. Spegnila pure, Seb, perché non so se ce n'è bisogno. Seb, in caso ce ne fosse bisogno, Seb, te lo dirò io. Seb, stai tranquillo, Seb. Mocciolello, qua c'è un dardo, ma non possiamo più prenderlo perché non abbiamo più spazio. E niente, no? Va bene, allora vorrà dire che proseguirò, Io vado. Rubik, che ti piaccia o no, sto arrivando, anche se mi sto tipo stracagando addosso, sapendo che quel mostro gigante che ci ha inseguito poco fa probabilmente sarà il prossimo boss. È tutto così dannatamente incoraggiante. I corvi anche lo sono. E anche questo cancello. Ho già visto quella casa. Che è la famiglia Adams? Forse sì, forse no. Lo scopriremo solo vivendo. Dici che non ci sei mai stato, ma dici che te la ricordi. Allora, mio caro Seb, ti devi dare una regolata, amico, perché cioè,
Così se può, qua non c'è assolutamente niente. Va bene, attraversiamo la siepe così come se non fosse niente. E questi corvi io me li mangio a colazione, se una piantano di sfasciare la minchia. Allora, non so se qua ci sarà qualcosa in mezzo a sta sterpaglia, ragazzi. Io do un'occhiata così super veloce, in caso mi perdessi qualcosa, tipo questo barile, questa scatola e questo pochissimo mucciolo che sono riuscita ad accaparrare. Però va bene, sembrerebbe non esserci più niente qua. Non so se devo andare dritta dritta all'ingresso o dare un'altra occhiata di qua, perché qua ci sono dei colpi e io me li prendo. E come se me li prendo? Ricarica c'è, adesso puoi portarne 8 a mappa. Devo, per questo io ho fatto il potenziamento, pensavo ne potesse portare almeno 10, però va bene, dai, fai niente. Spacca tutto, prendi questo. E di qua cosa c'è? Non è che c'è qualche trappola, no? E adesso crepo malissimo. Mocciolo e colpi. Wow, un colpo per fucile a pompa. Va bene, dai. Tutto fa brodo, tutto importa in questo gioco. È un miracolo, anzi, averli trovati, perché qua, nonostante io stia giocando a difficoltà facile, non ti danno colpi manco se li paghi. Per cui adesso io sì, sto arrivando, Chiunque ci sia là dentro si aspetti la mia irruzione. Ehi! Fermo! Oh, Doc! Doc! Pure questo qua, ragazzi, puzza di merda tantissimo, E adesso? Bella domanda, Seb. Adesso lo scopriamo, Seb. Non ti preoccupare, Seb. Io qua spacco tutto, va bene? Per vendicarmi, Doc, ti spaccherò tutto il vasellame vario che trovo. Wow, già? Già una stanza per salvare. Io entro, mi ciuppo un uovo. Va bene, leggiamo il diario. Ritaglio il giornale Crimson Post. Bambina e la sua babysitter muoiono in un tragico incendio a Crimson City, 11 febbraio 2012. Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco e i loro sforzi, il rapido divampare di un incendio domestico ha messo fine alle vite di una bambina e della sua babysitter ieri pomeriggio nel quartiere di Park Ridge a Crimson City. Lily Castellanos, 5 anni, e la sua babysitter Juanita Flores, 56, non sono riuscite a sfuggire al fumo e alle fiamme che hanno rapidamente consumato l'abitazione familiare. I genitori di Lily, entrambi i detective del dipartimento di polizia di Crimson City, si sono precipitati sul luogo, giungendo però troppo tardi per salvare la loro piccola dalle fiamme. L'incendio è stato infine domato dai vigili del fuoco dopo alcune ore, ma la casa è andata completamente distrutta. Proseguono le indagini sulle cause dell'incendio, ma si sospetta un cortocircuito nel sistema elettrico. La lettura continua a pagina 8. Ovviamente, ragazzi, un articolo di quello che purtroppo è successo. Io direi di tornare a fare una visitina a tizia Joy, perché già ci hanno messo il punto di salvataggio qua. Che sapevi? Forse dovrebbe usare un po' di gel verde. E beh, intendi il mocciolo? Il moccioleato? Non ho ancora raggruppato abbastanza. Per cui direi che salvo la partita e ti lascio, cara tizia Gio, ti lascio di nuovo, va bene, ci vediamo più tardi, tu resta qua, fa la brava. Ok, eccoci qua, va bene, salvata la partita. Direi che possiamo tornare in questa casa degli orrori a vedere che cosa abbiamo qui. Ehi, niente sorprese, Che sono armata fino ai denti e non ho paura di usare le mie armi, d'accordo? Abbiamo qua allora moccio. Posso spaccarlo il vaso? Ovviamente sì. Spaccherò tutto quello che troverò qui dentro, glielo prometto, Doc. Ok, qua abbiamo una bottiglia che non ci interessa. Sento dei rumori bruttissimi, ragazzi. Allora, qua non posso aprire, qua posso aprire. Pian pianino, mi raccomando, Così se c'è un mostro. Ehi. E non so cosa aspettarmi effettivamente, se proprio voglio essere sincera. Non lo so, vabbè, questo non posso spaccarlo, questo era chiarissimo. Devo stare attenta alla bomba, meno male che stavolta l'ho vista. Ok, meno male, sono riuscita a disinnescare.
recuperiamo la calma. Ok? Calma recuperata? Certo, che gli faccio io a quello? Se è tipo un ologramma del futuro, che quindi se gli sparo non lo tocco nemmeno da lontano, che bicchia gli faccio? Non lo so, vabbè, fatto sta che... Allora, aspettate un secondo, intanto mi riprendo sto mosciolo. Prendilo. Se... Ok. Dopodiché, prima di andare di là, voglio vedere qua che cosa mi dice. Assolutamente niente, ingranaggi. Ok, ci sono questi fili, ragazzi, che molto probabilmente ci conducono a zone... Dove poter aprire in qualche modo quella porta. Ho preso i fiammiferi, ti rompo il vaso. No, rompilo, se. Ok, bravo, così si fa. Dopodiché, qua c'è un altro vaso grosso, scusate, non me lo posso certo far sfuggire, Dopodiché, là c'è un corridoio, una porta. Qua c'è una porta. Sì. Non mi piace, ragazzi, tutto questo. Ma proprio per niente. Ti dirò la pura, sincera verità. Mi sto stracagando addosso. Va bene, perché quando c'è qualcosa che mi insegue, già il fatto di essere inseguita, ragazzi, mi fa paura. Poi non sapere cos'è mi fa andare ancora di più in panico. Ci mancavano in questo gioco, Le risate di un bambino demoniaco in una casa demoniaca. Ci mancavano, guarda, non vedevo. La concia di tua madre, sai che te dico? Porca vacca! Oh merda! Vabbè, basta! Vado via! Basta! Rubik, ti prego! Lasciami in pace, ti prego! Vedete? Non gli faccio niente! Lasciami in pace, Rubik, ti prego! Cosa c'era là? No. Ok, piano, è andato via. Io non so se sparargli o se dover semplicemente scappare quando appare, ragazzi. Perché ho sprecato un colpo per niente, va bene? Ok, qua che c'è? Oh. Notare la stanza della musica, due mondi separati da un abisso. Sopra, spettatori senza volto che deridono la tragedia. Sotto, vittime inermi che perdono tutto. What the fuck? Che significa? Ci devo mettere qualcosa qua, questo è chiarissimo, ma... Ok, allora mi deve essere sfuggito qualcosa, ragazzi. Cosa mi sono persa? Salve! Ecco, sto sprecando colpi in quantità, ragazzi, Prendi fuoco, pezza di merda. Perché questa è uscita così dal niente? Non ha senso tutto questo. E ha rilasciato almeno colpi per pistola. Almeno ho recuperato qualcosina, ragazzi. Fatto sta che non so cosa fare. Va bene. Ridiamo uno sguardo di qua. Allora? Allora, ragazzi, devo disinnescare questa per forza. Ok, giusto in tempo. Perché devo rompere questa? Magari c'è qualcosa. Vabbè, a parte il mocciolo, niente di utile? No. Solo mocciolo in grandi quantità, va bene? Niente da fare, provo a tornare dall'altra parte. Ok. O forse di sopra anche, tutto potrebbe essere. Va bene. Conviene disinnescarla adesso questa, ragazzi, perché se poi mi dovesse inseguire Rubik sto nella cosiddetta merda. Chiedo fuoco perché non si sa mai a sto punto. Altri colpi per pistola, meraviglioso. Qua che mi ha rilasciato un'assoluta cippa. Qua posso spaccare tutto, spaccherò tutto. Ok, mocciolo in grandi quantità. Prendi tutto, Seb, non ti perdere niente, Seb. Un ingranaggino, Seb. Va bene, qua allora, che cosa c'è che prima non avevo visto? Sicuramente questo. E dopodiché... Cosa abbiamo qui? Questo. Vediamo un po'. Bello. Oh mio Dio, ragazzi. Fermo! Soggetto numero 58, testa 92, elettrodo collocato in M33, area del dolore, inefficace. Possibili risultati con la stimolazione della sezione F7, area del consenso nella mia corteccia. Lasciami andare! Che diavolo devo fare? Oh mio Dio. Successo solo parziale sul soggetto. Non so cosa ho fatto. Fantastico. Cosa ho appena fatto?
volta. Questo è, come l'hai chiamato, il Santa Santorum. Ma l'ho attivato o che cosa? Non so cosa ho fatto. Perché sei tornato? Non avevi il permesso. Andiamo, siamo entrambi scienziati. Gli uomini di scienza si dedicano alla ricerca del sapere. Mostrami i tuoi esperimenti. Potrei aiutarti. Non ti piacerebbero. Li troveresti orrendi. Gli scienziati sono costretti a fare cose che una persona normale troverebbe disgustose. Ne ho fatte anch'io tante che troveresti sgradevoli. Tu pensi che io sia un mostro? Ti preoccupi davvero troppo del tuo aspetto. Ma è la mente, la tua mente. È lei tutto ciò che conta. Wow. È Marcelo. Quello con lui sarà Ruvik. Suppongo di sì. Merda, di nuovo? Stavo per esplodere con una bomba che non avevo visto prima. Va bene. Ho fatto qualcosa, ragazzi, anche se non so esattamente. La concia di tua madre! Hijo de puta de merda! Oh merda, no! Ruvik, no! Ruvik, no, eh! Ruvik, no! Lasciami in pace, ti prego! Vado di sopra, vado di sopra, vado di sopra! Lasciami in pace, lasciami in pace! Ti prego! Ti prego! Ah, è qua la concia di merda! È andata un po' male, mi sa. Fantastico. Cosa ho appena fatto? Vabbè, questo io già l'ho visto. Per cui, niente. Vorrà dire che andrò via subito. Ok, ok. Ecco qua. Oh! Sembra lo stesso liquido rosso. Ah. Ok, 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 quindi ho attivato, ho fatto la cosa giusta, non so come ho fatto. Vabbè ragazzi, allora io direi che vado assolutamente a salvare la partita, perché purtroppo il mio tempo a disposizione per oggi è quasi terminato, quindi non ho tempo per aprire anche l'altra metà della porta. Però la prossima volta, ragazzi, ci riusciremo e vedremo finalmente se riusciamo a raggiungere i Doc con Leslie. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e a te, a tutti, ci urma la giochierina. Ciao!